Niente. Sì, pronto? Che c'è ancora, Balboni? L'ho chiamata, dottor Morandi, perché sono pronti tutti i documenti della successione di Antonio Gonzales. So perfettamente che questo non è un argomento piacevole per la famiglia Morandi, però è una responsabilità che mi sono assunto e voglio portarla a termine. È necessario che si riuniscano tutte e due le famiglie. Non credo proprio che le due famiglie si riuniscano un'altra volta e non capisco che c'entri quella gente con tutto questo. Quella gente era la sua famiglia. Uno dei suoi figli è avvocato e conoscerà perfettamente quali sono i suoi diritti. Desidero che siano tutti presenti. Volevo soltanto metterla al corrente. E spero che riesca a capire qual è la mia posizione, dottor Morandi. Maledizione, questa non ci voleva. Questa sera voglio parlare con tutti. Avvisali, devono essere presenti e non deve mancare nessuno. Farei di tutto per uscire da questa situazione. È come se vivessi... Ho come la sensazione di vivere in un incubo. Beh, è terribile quello che mi hai raccontato. Ma chi potrebbe aver ucciso tuo padre e perché? Non lo so. L'unica cosa che so è che... Vedi, ho come la netta percezione che una parte del mio corpo sia anestetizzata. Non riesco più neanche a sentire dolore, non capisco. Evidentemente sto talmente male, sono così distrutto che non riesco neanche a esprimere il dolore che sento davvero. Ti senti così per via di Michaela? Non sai cosa ho provato quando l'ho vista. Era in piedi vicino a noi. Vicino alla salma di mio padre morto. E io continuavo a cercare di fingere. Fingevo di essere un'altra persona. Facevo di tutto per mantenere le distanze. Ma ora basta. Basta, non me la sento più di continuare in questo modo. Questa cosa mi sta facendo impazzire, non so, mi sta logorando interiormente, capisci? Beh, anche per lei deve essere terribile. Non mi vuole vedere mai più, Gustavo. Ha detto che devo sparire. E io la amo. Ne sono profondamente innamorato, ma se continuo così finirò per impazzire, capisci? Non ho mai provato un sentimento così forte. È una situazione in cui mi sento impotente, non so, avrei voglia di cominciare a gridare. Vorrei liberarmi da questo incubo che sto vivendo, da questo inferno. Io... Mi scusi, c'è una chiamata per lei da casa sua. Va bene, sì, passamela. Beh, devo andarmene. Sai, dovevo finire un discorso importante con tuo padre, però a quanto pare è molto preoccupato per una questione familiare. Sì, questa sera c'è una riunione. Ha detto che vuole parlare con noi, Ermanno. Sì. Ho saputo che farai quel viaggio in Italia al posto di Antonio. Mi piacerebbe venire con te. Ma no, ma che stai dicendo? Lo sai che non è possibile. Tuo padre non lo permetterebbe mai questo. Mio padre può anche non sapere niente. Già... Hai deciso di rovinarmi. Io ti amo, Ermanno. E sono disposta a cambiare quelle cose di me che non ti piacciono. Rosa, ormai a questo punto io e te sappiamo perfettamente di che pasta siamo. Ermanno. Senti, ti interessa proprio tanto... che il fidanzamento tra Luca e Giuliana proceda? Sì. Sai, ci stavo riflettendo e, insomma, Giuliana è molto carina. Forse mio padre
Non si è poi sbagliato del tutto. Rosa, queste decisioni le prende soltanto lui. Sai, quando prima stavo parlando, mi sono accorta che non mi stavi... Luca, puoi smettere di suonare il piano? Ti sto parlando. Preferisci che me ne vada? No, scusami, il fatto è che sto cercando di provare questo accordo. Beh, scusa, non ti stavo prestando attenzione. Che cosa stavi dicendo? Che mi sono accorta che non mi stavi prestando attenzione. Mi tratterai sempre così. Oh, beh, colpito. Scusa, ero solo concentrato nella musica. Mi dispiace, ma vedi, mi succede molto spesso. Perdonami, ti prego. Che mi stavi dicendo? Beh, dunque, ti stavo dicendo che prima, quando sono entrata, ho visto il tuo fratellastro proprio davanti a casa tua. Quale? Quel ragazzo che hai notato al cimitero? Sì, però non dirlo a nessuno. Ricordati che è una confidenza. Forse non te l'avrei dovuto dire. Sto pensando che quella gente mi fa veramente tanta pena. Probabilmente vorranno sapere. Si vede che è gente povera. Sai, lui era insieme a una ragazza. Voglio che tu sappia una cosa. Io ti voglio molto bene. E credo che... Anch'io, Luca. Ma credo che... tu sia maledettamente contraddittorio, sai? È tardi. Ora sarebbe meglio andare. Ti hanno detto che prima di cena ci sarà una riunione di famiglia? Sì, certo. Come potrai non saperlo? Zia Eleonora da stamattina non sta facendo altro che reclutare tutti i Morandi.